Un grosso incendio è scoppiato nell'azienda nitrolchimica di San Giuliano Milanese, situata alle porte del capoluogo lombardo. Le fiamme, probabilmente originate da un macchinario in uso e non da un'azienda vicina come ipotizzato inizialmente, stavano distruggendo il capannone dell'azienda di smaltimento e recupero di solventi e rifiuti pericolosi. Durante il rogo, raccontano i vigili del fuoco, si stanno bruciando migliaia di litri di solventi. In base ad una prima ricostruzione della polizia locale, tutto è iniziato con un'esplosione, avvenuta alle 10:05 per cause ancora da accertare, seguita da un vuoto e da un incendio. Almeno 6 persone sono rimaste ferite, tutte dipendenti dell'azienda, 4 hanno riportato lievi intossicazioni, 2 sono rimaste ustionate, una delle quali in modo grave. L'uomo, un 43enne, è stato trasportato in elisoccorso all'ospedale San Gerardo di Monza e ricoverato in codice rosso per ustioni di secondo e terzo grado al volto, al torace, agli arti inferiori e superiori. Sarebbe in pericolo di vita. L'altro ricoverato, invece, è arrivato in codice giallo al San Paolo con ustioni di primo e secondo grado. A scopo precauzionale, i cittadini sono invitati a chiudere le finestre per evitare possibili fumi e a non avvicinarsi alla zona colpita, ha scritto il comune di San Giuliano Milanese sulla propria pagina Facebook. Nelle vicinanze della nitrolchimica c'è un deposito di gasolio, riferisce Repubblica, circostanza che preoccupa i soccorritori. Le forze dell'ordine hanno isolato la zona interessata dal vasto incendio, anche le compagnie non colpite dalle fiamme sono state evacuate in via precauzionale. Nel pomeriggio saranno pronte le analisi svolte dai tecnici dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale. Gli uomini dell'ARPA stanno inoltre effettuando rapide misurazioni dell'aria con strumenti da campo senza rilevare al momento criticità significative dal punto di vista ambientale. Intanto i soccorritori, con l'ausilio di un elicottero, stanno monitorando la nuvola per capire in quale direzione sarà spinta dal vento nelle prossime ore.